Michele Figliuolo, ex sindaco di uno dei comuni interessati dal terremoto distruttivo del 1980 che ha interessato Irpina la Campania e non solo. All'epoca era anche amministratore, consigliere comunale, dopo essere stato sindaco, ma era un cittadino a tutti gli effetti. Ed è, siamo qui in un luogo simbolico, visto che ci troviamo a Napoli, proprio per raccontare come fu gestita, perché è stata una delle prime esperienze di gestione partecipata che ha segnato anche il percorso delle successive gestioni in senso positivo per fortuna. Buongiorno, grazie a essere con noi. Diciamo che l'Aula fu abbastanza fortunata insieme, perché il cavaliere di Puglia, che ha avuto un tempo di organizzazione, cioè assistenziale, aveva una proprietà a Papa e intervenne immediatamente, per cui almeno la primissima emergenza, quella delle tende, delle cucine da campo, delle roulotte, fu, diciamo così, vissuta non in modo come drammatica, come in altri comuni della zona. L'insediamento della popolazione di Zana Berletti, saggiamente, a differenza di quanto è stato fatto in altre occasioni, decise che fosse fatta attraverso la costruzione di prefabbricati di gesso. Come in Friuli, sia in Friuli che in Campania, in Basilicata, nel giro di un anno circa, i villaggi di prefabbricati furono ultimati. E quindi, dopo le tende, del blocco, qualche container, nelle zone del cratere, nei comuni più disastrati del novembre 80, di fatto lì c'erano dei piccoli paesi, sia pure a volte un po' distante dal vecchio centro e così via, in cui si conduceva una vita dignitosa. E in una seconda fase, secondo me, 7, 8, 10 mesi dopo il terremoto, individuò in quelle zone delle figure che potessero, diciamo così, diventare interpreti delle esigenze della città, fino addirittura a riuscire a ottenere che i fabbricati fossero assegnati con criteri oggettivi, non solo, ma riuscì anche ad ottenere l'assegnazione di ulteriori prefabbricati per i ragazzi che si erano sposati nei giorni immediatamente successivi al terremoto. Nell'83 la prima iniziativa che feci con il dottore Giovanni Nova, poi mi propose di fare un'assise dei difensori civici a San Bernetti. E oggi diciamo che il mio paese, insieme ad altri, non solo, è un paese in cui il centro antico è stato recuperato, addirittura abbiamo avuto riconoscimenti da persone importanti. Quindi, nella tua esperienza, il valore della partecipazione dei cittadini ha influito fortemente. Allora, io porto sempre un esempio. Nell'83 vengo le elezioni. Vado nei bar, nei locali che pure erano sotto dei villaggi dei prefabbricati e sentivi la gente dice: ma perché non ricostruiamo a fare questo paese? Ma è tutta vista quanti morti, quanti danni, cioè noi ci dobbiamo andare, dobbiamo verbalizzare, andiamoci in un altro posto. Per l'esperienza che ho fatto con il movimento federativo democratico, insomma dei comitati popolari, decisi, ma io voglio ascoltare i cittadini. E preparando un gruppo di giovani a girare per prefabbricati. Alla fine ci fu che l'80% dei miei concittadini vogliono che il paese doveva fare dov'era, com'era e dov'era. L'informazione dovrebbe fare come fece subito dopo il terremoto la Rete 2, che mandò un altro gruppo delle zone terremotate, che era il gruppo Cronaca, si chiamava, i cui esponenti erano Piero Lofres, Renato Palascalco e Ettore Sisco. E loro sono stati un anno delle zone terremotate, con la cinepresi, vivendo insieme nelle votate, paese per paese, raccogliendo le testimonianze di